Salve a tutti amici di YouTube, io sono sempre il vostro doppia D e benvenuti in questo nuovo episodio su Minecraft Ita Shader. Siamo nel 23esimo episodio, ragazzi, e come notate in questo episodio non c'è la webcam. Vi spiegherò perché non c'è la webcam, ma prima faccio i soliti saluti. Questa volta saluto TheBest03, XafeDubstep09, Ivan Missagia e Francesco Maiello. Un salutone da doppia D, ragazzi, vi saluto tantissimo. Per tutti gli altri, se volete essere salutati, basta che me lo scrivete qui sotto nei commenti, come dico in ogni episodio, e vi saluto il prossimo episodio al 100%. Quindi, ragazzi, vi spiego un po' che cosa cacchio è successo. Intanto che aspettiamo che fa buio per andare a dormire, e intanto che vedete la nostra nuova costruzione, la nostra nuova villa meravigliosa, perché guardate se non è meravigliosa, ho costruito anche da quel lato di là. Intanto che andiamo a letto, che aspettiamo che fa il tramonto, vi spiego cosa è successo. Allora, ho registrato un pezzettino di questo episodio con la webcam, con il solito programma di registrazione, e mi sono accorto che l'audio andava a scatti, degli scatti anomali, non scatti di lag, proprio degli scatti come se mancassero proprio dei piccoli pezzettini. E lì per lì ho pensato alla rottura delle cuffie, ho detto porca puttana, le cuffie sono andate, mi sarebbe dispiaciuto un casino perché sono nuove, ho comprato le cuffie nuove per avere la qualità del microfono nuovo, e, perché insomma sono delle cuffie particolari, e quindi mi sono incazzato tantissimo. Che cosa ho fatto? Ho provato a registrare col microfono della webcam e mi dava lo stesso problema, ho detto vai, finalmente, meno male non sono le cuffie. E intanto andiamo là, così vi faccio vedere un po' la casettina, quello che ho fatto durante, diciamo, questo periodo off camera, intanto che vedete il panorama meraviglioso sulla nostra base, guardate un po' là. E niente, che cosa è successo? Ho capito che non erano le cuffie, ho capito che era il programma di registrazione, perché poteva essere solo quello. Che cosa ho fatto? Ho aggiornato Java, ho aggiornato i driver della scheda video, non si sa mai, insomma, io ho aggiornato tutto. Ho provato a registrare a qualità più bassa, ma niente, ragazzi, l'audio andava a scatti. E quindi ho supposto che è colpa dell'ultimo aggiornamento di Action, perché registro con Action, e sicuramente è colpa dell'ultimo aggiornamento che ho dovuto fare, perché senza aggiornamenti poi non puoi nemmeno registrare, perché ti obbligano a farlo. E spero che venga fixato in un secondo momento. Io adesso sto registrando con Fraps. Meno male che ho Fraps, che ho ancora Fraps. Tra l'altro ho Fraps ma non ho il cibo da mangiare. Questa è una cosa bruttissima, porca puttana. E quindi insomma è successo un casino. Quindi per adesso registreremo senza webcam, intanto che aspettiamo, diciamo, che il programma si riaggiorni di nuovo. In caso contrario provvederò ad avere a scaricarmi un altro programma che possa registrare con la webcam. Comunque, detto questo, ragazzi, siamo nel 23esimo episodio, ragazzi. Qui ho continuato la stradina, ho fatto un po' di stradina che avevamo iniziato nell'ultimo episodio, e ho fatto un po' di cosette. Allora, se vedete da questa parte, ho continuato la strada che ci porta da questo. Se noi andiamo a destra qui, ho fatto questa strada che ci porta al nostro piccone, la statua del nostro piccone, che aggiorneremo con la lana bianca per far simboleggiare, diciamo, il piccone, che da piccone di pietra diventa piccone di ferro, e lo faremo poi, insomma. E intanto mi prendo una zucca perché, come mi avete consigliato tantissimo, infatti vi ringrazio tantissimo, perché l'episodio scorso è arrivato a avere più di 50 like, e vi ringrazio tantissimo perché si vede che vi sono veramente mancato. Questo ritorno è stato fantastico, ragazzi, è veramente stato fantastico, siete dei grandi, siete delle bestie, perché avete tirato giù di like come mai prima d'ora, e fatelo anche in questo episodio perché mi fate veramente veramente piacere. Ora mi prendo un po' di cibo, faccio un po' di pane, e insomma, intanto, ragazzi, off camera ho fatto veramente tanto nella nostra casa. Adesso andiamo a vedere come sono diventati gli interni. Quello che vorrei fare in questo episodio è ampliare la parte sinistra, tra virgolette, cioè la nostra sinistra nella casa, quella parte lì. Adesso c'è il sole che rompe le palle, ma insomma fidatevi che è da quella parte. Manca, diciamo, un pezzo di struttura. Vorrei fare un pezzo di struttura, perché a destra, come avete visto, ho già costruito qualcosa, mentre lì a sinistra manca qualcosa.
e sto pensando di fare una sottospecie di piscina, ok? Una specie di piscina all'aperto che esce da qui, proprio sempre in stile moderno. Perché farla sul mare mi sembrerebbe troppo scontato e poi effettivamente non è che è una cosa che poi vediamo, perché nel senso sul mare non ci andiamo mai e quindi sarebbe una cosa non visibile. Una cosa invece molto carina sarebbe farla a sinistra. Adesso saliamo su e vi faccio vedere tutto quello che ho fatto, perché ne sono uscite delle cose veramente spettacolari. Ok, eccoci arrivati ragazzi, questa è la parte destra, cioè la parte che prima era sinistra, ok, dove qui ho aperto diciamo la porticina per poter poi costruire qualcosa e fare un progettino. E qui vediamo come ho decorato la stanza. Allora qui ho aperto tutto, ho aperto la parete, è rimasta solo questa piccola parete. E qui ho messo delle lastre di quarzo per far vedere un po', ci stanno veramente bene, poi per far vedere anche un po' la differenza tra i materiali, che in realtà è quasi nulla, cioè per farvi vedere che alla fine questa potrebbe essere benissimo quarzo invece che neve, quindi immaginate che sia quarzo. Qui ho messo questo quadro moderno che ci sta benissimo. Ho finito di mettere tutto il quarzo tra virgolette nella stanza, adesso è tutto più moderno, ovviamente è tutto da rifinire, anche il pavimento, poi vediamo un po' come farlo, se lasciarlo così o meno. E qui ho fatto, sempre con le lastre di quarzo, questa porta futuristica che ci sta veramente bene, che divide il salone dalla stanza delle ceste, che poi ho intenzione di ingrandire e fare tipo sotto, dato che la montagna va a ingrandirsi più giù che andiamo. Fra una stanza enorme con tutte le ceste, ma questa poi sarà insomma un'altra storia. La parte che preferisco, a parte aver ridotto il lucernario e adesso sta veramente meglio, la parte che preferisco ragazzi, guardate un po', saliamo qui su e guardate un po' che cosa ho fatto. Ho tolto le porte, ho tolto la scala esterna e ho rifatto un'altra tromba delle scale in questo modo, che ci sta veramente una meraviglia. Intanto guardate l'ampiezza, cioè ho ampliato ancora di due blocchi queste vetrate, sempre col quarzo diciamo, che cioè nel senso adesso abbiamo anche più visuale nel panorama, da qui possiamo vedere anche il nostro porto, è fantastico. E qui diciamo ho tolto tutto l'arredamento e messo questa sottospecie di quadro che sta a simboleggiare una sottospecie di TV, perché ci sta bene, poi magari la decoriamo anche meglio con questo tavolo che la sorregge. E qui ragazzi ci sono le scale, sono venute anche meglio di queste se devo dire la verità. Ci sono le scale con la tromba delle scale enorme e da fuori si vede che è una meraviglia, che ci porta nella camera da letto. Guardate un po' che figa la camera da letto, che dobbiamo ovviamente modificare, una cosa che sto facendo piano piano off camera, perché con voi voglio fare le cose un pochino più importanti. Ora detto questo, vorrei occuparmi, anche se no il video viene troppo lungo, vorrei occuparmi, al di là di tutti i progetti che abbiamo da fare, tra l'altro guardate quanto è figa la strada che arriva al piccone, ma vabbè dettagli, tra tutti i progetti che dobbiamo fare, ossia finire il porto, fare la nave, fare il faro, il tempio lassù in cima, fare il mulino a vento, la mega miniera che sarà uno dei prossimi progetti, vorrei fare questa cosa effettivamente del golem di neve, perché me l'avete consigliato, mi avete detto, per fare una piccola farmina ti può servire il golem di neve. E ragazzi vi ringrazio un casino per i vostri commenti, veramente vi ringrazio un casino. Dove facciamo questa farmina? Ho intenzione di scendere, ok, scendiamo da questa parte e vorrei utilizzare una zona che è effettivamente poco utilizzata, ossia da questa parte. Ok, adesso vediamo un po' anche dove poter farla, magari non troppo lontano perché sennò viene una cosa esageratamente lontana. Pensavo di fare una cosa proprio scrausa, magari vediamo qui, ecco forse qui potrebbe starci bene, una cosa molto scrausa. Intanto se è fatta notte andrò a dormire, guardate che figo il panorama con la nostra villa, cioè magnifico. Allora vediamo un po' di abbozzare qualcosa. C'è? Il ragnettino sta per il cazzo, no, rompere il cazzo per favore, dai levati dal cazzo, ok grazie mille. Allora facciamo così, mettiamo già due blocchi di neve così ci regoliamo un po'. Qui facciamo in questo modo. Ok, allora andiamo ancora su di uno qui, perché voglio mettere le staccionate. Sì, qui sono giuste qui, ok, sono precise qui. Mettere le staccionate qui. Ok,
e poi dobbiamo mettergli anche il tettuccio perché altrimenti mi affoga, cioè nel senso mi si scioglie, che è una cosa abbastanza spiacevole. Quindi togliamo tutta questa roba qui. Ok, e mettiamo, saliamo un secondo, facciamo una cosa di questo tipo. Qui ci verrà la zucca, allora mettiamogliela subito, vediamo un attimo. Ok, e qui ci mettiamo un tettuccio del tipo una cosa di questo tipo. Ecco, mi sono ammazzato. Più difficile di quanto pensassi costruire questa cosa, ragazzi. Allora, facciamo... E che cazzo? Sali, porco due. Allora, il tetto. Dai, il tetto, ce la posso fare. Facciamo una cosa di questo tipo. Vai, allora, togliamo anche questo. Mettiamo questo. Intanto che costruisco questa cosa, ragazzi, vi ricordo che ho fatto un video... È uscito un video nella quale... vi dico... che il lunedì 18 aprile ci sarà lo speciale dei 1000 iscritti con il Fact Time, e se avete qualche domanda, ragazzi, per il Fact Time potete andare sotto quel video che trovate nel canale e praticamente scrivere tutto lì sotto, oppure sulla pagina di Facebook, insomma, vedete un po' voi. Allora, la struttura è riuscita, è caruccia. Ok, è caruccia, mi piace. Tanto è una semplice farm, diciamo. Mettiamo le torce qui. Ho finito anche le torce, tra l'altro. Allora togliamo questa e togliamo anche questa. Ci sta, ragazzi, ci sta. Vediamo se funziona, perché se io adesso mi metto qui, no? Funziona bestia. No, raga, funziona bestia. No, ragazzi, siete dei geni. Io vi adoro tantissimo. Cioè, io adesso in questo modo posso farmi un sacco di neve per le costruzioni, per la casa. Cioè, ragazzi, vi adoro tantissimo. Cioè, veramente fantastico. Ora, fatto questo, mi occuperò poi di fargli anche una bella stradina per arrivarci, perché è una piccola struttura, ma nel senso ha il suo perché. Poi speriamo che non despawna, perché sennò mi incazza tantissimo. Andiamo su in casa e cerchiamo di finire perlomeno la parte esterna di tutta la nostra struttura. Poi ci occuperemo della parte interna, ma penso di farlo off camera, perché abbiamo veramente tanti progetti da dover portare a termine. Ok, ragazzi, siamo in cima alla nostra fantastica casa. Tra l'altro, a me piace tanto fermarmi e contemplare la bellezza del nostro mondo, perché veramente sta avvenendo una cosa fantastica. Poi quando ci sarà anche tutto il villaggio lì con la farm di legno, la statua lassù in cima, sarà una cosa veramente fantastica, veramente fantastica. Che figo, tra l'altro da qui si vede anche la piccola farmina del golem di neve, fantastico. Allora, io pensavo di tirare una struttura in questo modo, fare una struttura in questo modo. Allora, mettiamo un appoggio qui. Non deve essere tanto enorme, deve essere una piscina, ok? Deve essere una piscina. È una piscina, non deve essere enorme, deve solamente dare l'idea della struttura sporgente. Facciamo una sporgente ancora di uno, ok? Ora facciamo in questo modo. Molto probabilmente dovrò andare a prendere della sabbia per fare del vetro. Allora facciamola tipo larga così, che arriva fino a lì. Sarà una bella piscinona che dà anche su questa parte della panoramica. E sarà fantastico, sarà veramente fantastico. Allora, questa è la struttura angolare, ok, questa è la struttura della nostra piscina. L'albero potremmo anche lasciarcelo perché è carino. Adesso voglio fare una cosa tattica. Voglio fare in questo modo una struttura che sarà una cosa, ragazzi, cercate di capire, una cosa moderna, che ho visto anche su delle case, su Minecraft, in delle immagini che ho trovato sul web. Una struttura di questo tipo. Cioè, saranno semplicemente dei bracci in questo modo, senza aggiungergli altro. Perché, non lo so, sembrano carini, sembra una cosa carina. E quindi ho intenzione di fargliela. Forse non ho calcolato che qui... Vediamo un attimo se è giusto. Vediamo dove arrivo. E arrivo preciso qua, ragazzi. Questo è culo, questo è culo, veramente. Allora, abbiamo la nostra struttura. Ora cosa possiamo fare? Possiamo iniziare a mettere del vetro, ok, qui, dove sarà diciamo l'acqua, ok. Qui dobbiamo fare una cosa di questo tipo, dobbiamo rompere questa
finestra. Ok, e fare una cosa di questo tipo. In questo modo. Ok ragazzi, allora qui ho fatto questa porticina bellissima, perché è veramente carina, che dà su questa facciata, che poi sarebbe la nostra piscina, che adesso andremo a rifinire col nostro vetro. Ok, ecco fatto. Qui stavo finendo di fare una cosa, ho fatto delle lastre di quarzo che dovrò mettere in questo modo. Ok, perfetto, combacia tutto. E ci stanno benissimo. Qui lascerò vuoto senza vetri, perché è più figo avere la piscina così, proprio che dà sul vuoto, cioè è meraviglioso. E adesso dovremo fare una cosetta fica fica. Allora, ci serve una sorgente d'acqua infinita. Quindi che cosa faccio? Allora, provvisoriamente dovrò rompere qui. Ok, no, cazzata, grande cazzata, grande cazzata. Qui metti tutti i blocchi insieme. Dai, ce la puoi fare, ok. Sì, forse anche così. Vediamo un attimo. Allora, mettiamo un secchio qui e un secchio qui. Ok, dovrebbe essere infinita. Quindi iniziamo a riempire tutta la nostra struttura con l'acqua. Che, cioè, nel senso, qui viene una cosa meravigliosa. Ma meravigliosa, dai, che ce la fai. Ecco fatto. Prendiamone ancora un po'. Mettiamola da questa parte. Ora spero che non si incasini tutta la sorgente, ma credo di no. Dai, mettila anche qui, mettila anche qui. Sì, teoricamente si dovrebbe sistemare da sola, teoricamente, eh? Anche se non mi sembra che lo stia facendo. Sì, lo ha fatto, ok, si è sistemata da sola. Ragazzi, abbiamo la nostra piscina ed è meravigliosa. Allora, prendiamo intanto altri due secchi che ci possono fare comodo. E richiudiamo. In questo caso qui c'era della terra. Anzi, qui no, vabbè, lasciamo così, lasciamo tutto così. E ragazzi, abbiamo la nostra piscina sul vuoto. Tra l'altro, da qui sembra che il sotto è un fondale marino. Cioè, è meraviglioso, è veramente meraviglioso. La nostra piscina all'aperto, ragazzi, c'è. Un'altra cosa figa che voglio fare è fare una piccola sorgentina d'acqua qui, che scende, ok, che fa sembrare tutto un laghettino. Cioè, ragazzi, è meravigliosa, è una cosa meravigliosa, cioè veramente non c'è niente da dire. E anche questa cosa è fatta. Lascerò dell'erba con questo albero per far vedere, diciamo, tutta l'ambientazione, nel senso naturale. Qui manca della neve, che poi sarebbe del quarzo. Mettiamo una torcia qui. E ragazzi, io direi che la nostra struttura è completa. Metterei una torcia qui e una torcia che non ho da un'altra parte, che poi dovrò fare. Che palle, mi sono finite le torce. E direi che la nostra piscina è completa. Ora andiamo a vederla anche dal basso. No, ragazzi, è bellissima, non c'è niente da fare, è bellissima. Da quel tocco mancante a quella villa, che la rende ancora più grande, perché poi dal basso è ancora più grande. Cioè, nel senso, è fantastica, perché dal basso sembra proprio una parte della casa ancora più grande. In realtà è una semplice piscina. Provvederò a fare un allungamento a questo punto anche dall'altra parte, magari non della piscina, ma di, non so, un balcone, un qualcosa. Però ragazzi, la nostra villa moderna sta avvenendo, che è una meraviglia. Adesso abbiamo anche la piscina all'aperto, è fantastica. Ragazzi, aspetto i vostri consigli. Spero che il video non sia venuto troppo lungo. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un piccolo like, perché per me è importante sapere se vi piace. E lasciatemelo con un piccolo like e magari anche con un commento, un consiglio o qualcosa del genere. Quindi ragazzi, come ho già detto, spolliciate, commentate e speriamo che si risolva al più presto questa cosa della webcam. E niente, per questo episodio è tutto. Da Doppia D è tutto, ragazzi. Vi do un salutone al prossimo episodio. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!